Sono molto lieto di poter salutare gli scrittori Clara e Gigi Padovani che molto generosamente hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questo seminario stasera. Ovviamente do appunto il benvenuto anche a tutti quanti si stanno collegando, si sono collegati attraverso i diversi canali digitali che abbiamo attivato per permettere di assistere a questa iniziativa. Quello di stasera è l'evento di apertura, è un evento importante perché con questo apriamo la settimana della cucina italiana organizzata dalla nostra ambasciata qui a Mosca e dalle altre istituzioni italiane nella Federazione Russa. Così vogliamo celebrare anche quest'anno la settimana della cucina italiana nel mondo, che durerà da oggi fino al 29 novembre. È un appuntamento ormai tradizionale che è giunto alla sua quinta edizione. Noi sappiamo che la cucina italiana è uno dei modelli, è il modello centrale della famosa dieta mediterranea, dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità, ed è la cucina italiana non solo come cucina mediterranea, ma grazie al collegamento con il paese e con la sua cultura, è particolarmente amata e popolare presso il popolo russo. E proprio in considerazione della passione che i cittadini russi nutrono verso la nostra cucina, non ci siamo fatti scoraggiare dalla pandemia e dalle restrizioni che la pandemia impone, e quindi abbiamo cercato di organizzare ugualmente un articolato e divertente programma di diverse iniziative, soprattutto ahimè di carattere digitale, ma non solo, che si terranno durante tutta questa settimana. Si tratta di seminari con esperti di cucina e di vino, di concorsi letterari, fotografici, di cucina, anche con premi per il pubblico partecipante, poi masterclass e altri eventi che racconteranno la ricchezza e la varietà della cucina italiana. E sono particolarmente lieto, come dicevo prima, e li ringrazio ancora una volta per la loro cortesia e disponibilità, che questa rassegna di eventi qui da Mosca si apra con il seminario di stasera, curato da Clara e Gigi Padovani, definiti dal Corriere della Sera una coppia fondente. Sono due celebri scrittori e giornalisti italiani, autori di oltre 30 libri tradotti in molte lingue e sono considerati in Italia tra i massimi esperti nel settore della cultura agroalimentare. E grazie alla loro preziosa e approfondita conoscenza della nostra cucina, e quello di stasera quindi non sarà il classico seminario focalizzato solo su una descrizione di uno o più piatti, una o più tradizioni culinarie, ma sarà una divertente e interessante avventura alla scoperta dei segreti e delle curiosità di alcuni dei più celebri piatti della nostra tradizione culinaria. Quindi io ringrazio ulteriormente Clara e Gigi Padovani per la loro disponibilità e passo direttamente la parola a loro perché credo che tutti si siano collegati per ascoltare quanto loro ci racconteranno stasera. Prego. Grazie Eccellenza, grazie Ambasciatore Pasquale Tarracciano. Veramente siamo onorati di aprire questa settimana. Abbiamo sentito che avete tanti appuntamenti e penso che la cucina italiana veramente lo meriti. Ha ragione l'ambasciatore, siamo in un momento veramente importante per la cucina italiana nel mondo e nello stesso tempo purtroppo viviamo di queste restrizioni anche a Torino dove vi parliamo per causa della pandemia. Naturalmente, come diceva l'ambasciatore, noi abbiamo voluto cercare di partire da una caratteristica particolare, diciamo, della nostra tradizione culinaria, cioè il menù all'italiana, perché è una, come vi spiegherà poi anche Clara, diciamo, è una delle particolarità che ci contraddistingue. Ecco, vi facciamo vedere da dove siamo. Questa è la cartolina di Torino, noi siamo di vicino a questo grattacielo. E come dicevo, la cucina italiana, però, quando si è formata e quindi quando ha creato davvero una forma di identità nazionale. Voi sapete che
l'Italia è una nazione relativamente giovane, si è formata nel 1861 dopo, grazie a Cavour, Vittorio Emanuele, Torino ne fu la prima capitale, e come vedete da questa cartina precedente all'unità erano diversi stati e staterelli che hanno poi trovato l'unità. Quindi quando arriviamo all'unità nazionale, diciamo che anche le cucine in qualche modo risentono di questa divisione, cioè c'è una divisione fondamentale, direi proprio gastronomica, fra il nord e il sud del paese. Perché? Perché è noto che c'era quasi una sorta di linea gotica fra diciamo la parte dove si mangiava con piatti tipo polenta, riso, minestre ovviamente, e si usava il burro come condimento, mentre nel sud si usava la pasta, la pizza e l'olio, no? E questa era la prima divisione quando nacque l'Italia. Seconda divisione, quella diciamo ovviamente è ben più grave, quella delle classi sociali. Ovviamente la corte, cioè la corte dei Savoia, che poi ha unificato l'Italia, ma anche la corte dei Borboni, avevano dei menù lunghissimi, se andate a vedere i menù dell'epoca, e si mangiavano fino a 30 piatti a ogni cena o pranzo ufficiale. La povera gente invece faceva la fame, e quindi era chiara questa divisione. Quando nasce una forma di, come dire, identità nazionale in cucina, un qualcosa che ci unifica, e nasce con la borghesia, possiamo definire così, cioè nasce con una data abbastanza precisa che possiamo identificare nel 1891, questo signore coi baffi è Pellegrino Artusi, Pellegrino Artusi, di cui si celebrano proprio quest'anno i 200 anni dalla nascita, è stato un grande gastronomo, non un cuoco, perché aveva la sua cuoca Maglietta, e lui si faceva mandare le ricette da tutta Italia, quasi come fosse un blogger, un antesignano dei blogger, e uscì con questo primo suo libro che si chiama La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, appunto nel 1891 viveva a Firenze. Ebbene, questo libro per la prima volta unifica le ricette, diciamo, e la dottrina gastronomica di tutta Italia, perché prima c'erano dei ricettari solamente regionali, quindi in questo senso abbiamo un carattere nazionale. Ecco, vedete, proprio dall'Accademia Italiana della Cucina noi abbiamo identificato, da un testo che fu fatto qualche anno fa, quali sono i gusti che possiamo definire come caratterizzanti, e quindi abbiamo il gusto della pasta, ovviamente, del pane, e in questo anche ovviamente la Federazione Russa e altri paesi ce l'hanno, i salumi, i formaggi, ci accomuna un po' i cugini francesi, il vino, l'olio di oliva, ovviamente, come diceva prima l'ambasciatore, la dieta mediterranea, ma ci torneremo, il gelato, no? I nostri gelatieri sono andati in tutta Europa, in tutto il mondo a portare il gusto del gelato, e poi noi abbiamo aggiunto da Torino, permettetecelo, il gianduiotto, perché il cioccolatino è il quarto modo di fare il cioccolato, che è proprio nato qui a Torino. E quindi, come dicevamo, in che cosa si può identificare? Quello che è l'Italian style, no? L'Italian style fa parte anche dell'Italian style, la cucina. Ovviamente abbiamo la moda, il design, l'arte, questo ça va sans dire, però è chiaro che noi pensiamo che anche la cucina rappresenti questo particolare, diciamo, aspetto della nostra identità. E proprio per tornare ancora ad Artusi, vi leggo una citazione, perché Artusi, questo Pellegrino Artusi, questo libro è anche un bel testo, diciamo, letterario, e la scienza in cucina ha fatto per l'unificazione nazionale, scrive Piero Camporesi, critico, non critico gastronomico ma critico letterario, quanto non sia, molto di più di quanto non sono riusciti a fare i Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Promessi Sposi, sapete, il grande romanzo dell'Ottocento che rappresenta, diciamo, il romanzo classico dell'Italia dell'Ottocento. Ebbene, ma perché è successo questo, secondo questo critico? Perché non tutti leggono, ahimè, possiamo dire da scrittore, ma tutti al contrario mangiano. Ecco, adesso vi passo Clara per la parte che incomincia a introdurvi rispetto al menù all'italiana. Diciamo che proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si consolida il menù all'italiana, che ci vede unici al mondo, perché siamo gli unici, appunto, ad dividere il nostro pasto in quattro portate: l'antipasto,
il primo, sostanzialmente fatto di pasta, riso, zuppe; secondo, di carne, pesce; dessert, generalmente fatto di dolci e non di formaggio, e questo è di più ai francesi. Bene, la nascita del menù all'italiana, diciamo che è favorita da un nuovo modo, alla fine dell'Ottocento, di servire a tavola, di cui una piccola, anzi grande, rivoluzione a tavola del modo di servire, di cui siamo debitori a un russo, al principe Alexievich Kurakin, che era il figlioccio dell'imperatrice Caterina II ed era ambasciatore dello zar a Parigi, proprio nel 1810, quando una sera il principe Kurakin, in un ricevimento ufficiale, fece trovare ai suoi ospiti una tavola diversa dal solito. Era tutta ben apparecchiata, però non c'erano le vivande sopra, tipiche del servizio alla francese, che per secoli era il servizio di corte e di tutte le case aristocratiche. Questo servizio fu detto alla russa e subito si fece apprezzare, perché aveva dei vantaggi, in quanto nel servizio alla francese tutti i piatti, certo, erano già posti sul tavolo quando gli ospiti commensali si sedevano, ma le portate migliori, diciamo così, i pezzi più prelibati, erano posti al centro ed erano proprio in corrispondenza dei commensali e più, diciamo, con un titolo nobiliare maggiore. E poi, crescendo ai lati, decrescendo, c'erano i piatti di carni, per esempio, o pesci meno pregiati. Diciamo che proprio questo servizio alla russa ha fatto in modo da rendere più democratico il banchetto, perché così tutti i commensali mangiavano le stesse porzioni a tavola. Un'altra innovazione molto importante è stata quella dei menù, perché non sapendo che cosa usciva dalle cucine volta per volta, che cosa i camerieri servivano ai commensali, si rese necessaria la scrittura di un menù, cioè un cartoncino su cui venivano riportate le portate, e quindi uno si poteva regolare nel quanto mangiare. Questo ha fatto sì che ci fosse meno sfarzo, ma soprattutto anche meno spreco nei piatti. Il servizio alla russa è poi rimasto per parecchio tempo, fin quando poi con la nouvelle cuisine c'è stato l'impiattamento, che è il servizio attuale. Bene, se è vero che il popolo si identifica col passato, gli italiani noi ci specchiamo felicemente nella tavola, e certamente la pandemia ci ha tolto uno dei piaceri della vita, che è la convivialità, perché per noi trovarci intorno ad un tavolo con amici e con parenti a caso al ristorante è proprio davvero uno dei modi più identitari dell'italianità. Dobbiamo dire che negli anni 2000 la cucina italiana ha sempre maggior successo nel mondo, anche se, e qui ve lo facciamo vedere in una slide con un esempio di prodotti italiani falsificati, e vilipesa proprio dall'Italian sounding, cioè da queste imitazioni e da queste falsificazioni, e dobbiamo anche dire dal cucinare delle ricette in modo un po' libero, diciamo, dalla nostra tradizione. Però sicuramente la cucina italiana ha affiancato il primato della moda e del design di fine Novecento. Bene, allora io penso che possiamo metterci il tovagliolo e, augurandovi buon appetito, vi faremo assaggiare virtualmente, ma soprattutto così con la storia e anche divertendovi con le leggende che ci sono dietro, alcuni piatti. Ovviamente antipasti, primi, secondi e soprattutto dessert.
e ovviamente non potevamo se non incominciare con l'insalata russa. L'insalata russa che però, sappiatelo, è molto controversa rispetto a questo nome, intanto, come primo punto, anche perché per esempio in Germania e in Danimarca mi risulta che viene chiamata insalata all'italiana. E in più poi c'è un collegamento molto preciso con Mosca. Infatti, noi possiamo abbiamo verificato che in Russia si chiama insalata Olivier e viene da Lucien Olivier, che era un francese che nel ristorante Mitage nel 1860 preparò diciamo questa specialità, che era molto diversa da quella che è l'insalata russa nostra attuale, perché è una specie di aspic con dei gamberetti di fiume, la selvaggina, fagiani, lingua di vitello e un po' di verdura. Tra l'altro questa foto siamo debitori di una blogger russa che vive a Milano, la Lyudmila Musatova. Ma se parliamo di insalata Olivier, quindi dobbiamo poi invece riferirci anche, lo sappiamo, a quello che è venuto dopo, perché poi è uno dei piatti, no? Diciamo che è noto per essere dai moscoviti e da tutta la Federazione Russa preferito per il Capodanno, e si chiama insalata metropolitana o anche viene usata o moscovita, e poi viene fatta invece che con la selvaggina, con quello che chiamate il salame del dottore, che quindi si è diciamo affermato diciamo negli anni più recenti, perché ovviamente era difficile trovare la selvaggina. Ma invece, se arriviamo alla insalata russa, qui la vedete in una versione fatta da Clara qualche tempo fa con del pane tradizionale, credo sardo, di tipo particolare, però questa nostra insalata invece è una insalata fatta tutta di verdure, per cui abbiamo una maionese leggera, fagiolini, piselli, patate, sedano, carote, quindi a pezzetti, è naturalmente una dadolata, e poi si aggiunge anche, noi aggiungiamo spesso appunto un po' di tonno o delle acciughe, quindi per dargli un po' più di sapore, poi si può guarnire con le olive. Sappiate anche che gli chef, la creatività degli chef non si ferma mai, e quindi per esempio un grande chef che è molto noto anche all'estero, Carlo Cracco, giudice di Masterchef, ha creato una versione che si chiamava insalata russa caramellata, che quindi è solida. Quindi vedete, questo è uno dei piatti diciamo nostri tradizionali, ma che si può declinare in tanti modi e che ci accomuna assai con voi. E adesso passiamo a un altro antipasto. Questo antipasto l'abbiamo scelto proprio perché ci dà lo spunto di parlare dei piatti che da sempre i cuochi hanno dedicato dei grandi personaggi. Vi parlerò adesso del carpaccio. Il carpaccio è un piatto che è nato nel 1963 al ristorante Cipriani, dal ristoratore Cipriani alla Ris Bar di Venezia. Fu lui a crearlo e fu lui proprio a dedicarlo ad un pittore, Giovanni Vittore Carpaccio, che è vissuto nella metà del 400 e che proprio nel 1963 Venezia dedicò una mostra che ebbe molto successo. In quei giorni venne a vedere la mostra la contessa Mocenigo e alla sera andò alla Ris Bar per una cena, specificando al cuoco che il medico gli aveva consigliato di mangiare carne cruda e non cotta. Il cuoco allora si predispose a prepararle un piatto di filetto di manzo crudo, tagliato sottilissimo, condito con maionese, senape, salsa, Worcester, come vedete, con una decorazione diciamo così alla Kandinsky, e proprio la stessa nobildonna, poiché il rosso della carne cruda assomigliava molto al rosso dei mantelli dei personaggi dipinti dal Vittore Carpaccio, suggerì al Cipriani di chiamare così questo originale piatto. Quindi poi il termine carpaccio si è poi esteso a molte altre preparazioni, non solo di carne. Da molti anni si indicano appunto carpacci, si fanno dei carpacci di pesce crudo, e ultimamente la fantasia si è sbizzarrita e ha
quindi da invaso anche la frutta, per esempio molte volte si trova il carpaccio di ananas e la verdura come carpacci di zucchini e altre cose. Parlando di piatti dedicati a personaggi famosi, non possiamo se non parlare, almeno accennare, Gioachino Rossini, grande gourmet, e a questo piatto a lui dedicato, che è il Tournedos alla Rossini, un piatto che fu preparato dallo chef Moisson del Café des Anglais di Parigi, città dove il nostro compositore visse gli ultimi anni della sua vita. Bene, e qui troviamo le golosità di Rossini. Rossini amava il foie gras e quindi c'è proprio una base di fegato d'oca, amava la carne, il filetto e poi il tartufo. Il tartufo ne era così ghiotto che lo definì il Mozart dei funghi. E mi piace ricordare un aneddoto simpatico che dice che il nostro Gioachino Rossini pianse solo 3 volte nella sua vita. La prima volta, quando purtroppo gli fischiarono la sua prima opera. La seconda volta, quando si commosse a tal punto perché sentì suonare Paganini. La terza volta, quando, durante una gita in barca, gli cadde in acqua un tacchino farcito di tartufi. Ovviamente non sto a elencare tutti i piatti, però mi piace ricordare il filetto allo stroganov, che è stato preparato da uno chef francese per il conte russo Pavel Stroganov. Aveva la peculiarità di avere la carne cucinata con la panna acida. Bene, adesso dopo questi antipasti che vi hanno già messo un po' di appetito, andiamo sui primi piatti, che sono la tradizione ovviamente della cucina italiana. E quindi, prima di tutto, raccontiamo qualcosa sulla pizza. Pizza che gli americani pensano che sia nata in America, ma in realtà è nata a Napoli nel Settecento. E come è nata a Napoli nel Settecento? In realtà è nata come cibo di strada. Noi abbiamo lavorato anche proprio sul cibo di strada, che è una grande tradizione italiana, soprattutto delle metropoli meridionali, se possiamo dire Palermo e Napoli, ma diciamo storicamente questo cibo che era diciamo nelle bancarelle per strada, per necessità, per fare in fretta, anche per risparmiare, diciamo, per la popolazione, e fu il primo modo per diciamo far conoscere questo piatto disco tondo di pasta sulla quale veniva messo un po' di condimento. E vedete, ecco questa slide con uno scugnizzo degli anni 50 ancora, aveva la stufa. Cioè, che cosa succedeva? Ma qui parliamo del Settecento, ma la tradizione è rimasta ancora per molti anni, cioè che i pizzaioli non avevano un ristorante, non avevano diciamo un locale aperto, no? Quindi rispettavano il lockdown, possiamo dire, e quindi in questo senso distribuivano invece coi ragazzi in queste stufe, cioè in questi contenitori caldi, una pizza a libretto, cioè a portafoglio, no? Che veniva venduta per le strade. Quindi questo è la prima modo di conoscere la pizza, diciamo fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ci sono molte pizzerie che risalgono addirittura a quel periodo a Napoli. In realtà questo disco di pane, che diventa un piatto, era ancora già forse degli arabi, ma sicuramente c'è una traccia che lo chiama come una forma di parola pizza già dai Longobardi nel 997 con il Codex Gaetanus, cioè Gaeta, quindi siamo sempre in quella zona. La caratteristica principale di questo piatto è che naturalmente sia fatto in un forno a legna o anche elettrico adesso, ma ad altissima temperatura, andiamo a 450 gradi, 480, e si cuoce rapidissimamente in modo che però gli ingredienti non si rovinano. E quindi tutto il mondo ce lo invidia. E vedete, prima parlavamo della dieta mediterranea, l'ambasciatore citava la dieta mediterranea, il patrimonio dell'UNESCO. Noi abbiamo avuto anche nel 2017 che cosa? Appunto il lavoro
l'arte del pizzaiuolo napoletano, che diventa patrimonio immateriale dell'umanità. Attenzione, qui ci teniamo a sottolineare che non è la pizza in quanto tale che è patrimonio dell'umanità, altrimenti le catene americane potrebbero fregiarsi di questo titolo. In realtà è l'arte e il savoir-faire del nostro pizzaiolo napoletano, che con orgoglio porta avanti questa tradizione. Ebbene, tutti conosciamo una pizza particolare, c'è un nome che credo noto non solo in Italia, che è la pizza margherita, che è fatta di quei tre ingredienti: basilare, mozzarella, pomodoro e basilico. Ebbene, da dove nasce questo termine? Avete sulla slide la prima regina d'Italia, cioè Margherita di Savoia, che fu la moglie di Re Umberto I e poi ne divenne la vedova quando fu ucciso da un anarchico a Monza. Ebbene, qui siamo nel 1899, alla fine del secolo, quando la regina va in visita a Napoli e aveva sentito parlare di questa. Tra l'altro era una regina molto vivace, no? Scriveva Montanelli che era la prima che fece questo mestiere e molto bene, molto amata in Italia, molto, molto conosciuta. Ebbene, va a Napoli, al palazzo ovviamente reale di Piazza del Plebiscito, e cosa fa? Chiede di poter assaggiare questa pizza. Quindi della pizzeria Brandi si muovono, si mettono e cercano di farle avere tre versioni. Una semplicemente con l'olio, una con i bianchetti, quindi con i pesciolini, e una tricolore, quindi pomodoro, mozzarella e basilico. Ovviamente la regina ha scelto quella tricolore. E quindi da quel momento la pizzeria Brandi, che sta ai quartieri a Napoli, la fa diventare pizza margherita, e così è nota in tutto il mondo. Quindi c'è ancora, ne siamo andati, abbiamo visto la targa in questa pizzeria in cui si racconta di questo episodio. Quindi è un episodio vero, non è una leggenda. Ma per quanto riguarda, dicevamo appunto, le caratteristiche dell'italianità, sicuramente dobbiamo arrivare al piatto di spaghetti con il pomodoro. E i spaghetti sul pomodoro ci rappresentano, sono sicuramente identità italiana. Però anche qui dobbiamo stare un poco attenti, perché non è solamente identità, cioè è identità ma non è origine, perché se noi andiamo a vedere, la pasta è arrivata nel XIII secolo dagli arabi in Sicilia. Il pomodoro lo sapete, è stato portato in Europa solamente dopo la cosiddetta scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo e tutte quelle merci che arrivano in Europa. E il pomodoro all'inizio era una pianta ornamentale, nessuno lo usava per fare il sugo o la pasta, e quindi all'inizio infatti si usava molto invece il come avevamo visto, il parmigiano e il burro. Infine anche l'olio stesso era usato per le lampade, cioè era usato veniva dalla Grecia. Ebbene, c'è una frase che abbiamo mostrato invece che spiega che cos'è questo senso dell'identità, e cita curiosamente Dante. Sapete che Dante è il poeta di cui si celebra l'anno prossimo, già adesso sono incominciate le celebrazioni, nel 1321, i sette secoli della sua nascita, e scrive Giuseppe Prezzolini, che è uno scrittore che è stato molti anni in America, ha scritto un libro che si intitolava Maccheroni e Co, e scrive: l'opera di Dante è il prodotto di un singolare uomo di genio, ma gli spaghetti sono l'espressione del genio collettivo del popolo italiano, il quale ne ha fatto un piatto nazionale. E sicuramente questo lo sappiamo, è vero. Ecco, però anche qui dove andiamo a far vedere le origini? Andiamo a vederle nei vicoli di Napoli. Anche qui la pasta era in realtà in origine un cibo di strada. Vedete gli scugnizzi che se la mangiano bianca in strada. E c'è anche qui un elemento storico proprio. Non voglio tediarvi troppo, ma con le citazioni, però è importante ricordare che ci fu uno storico che si chiama Emilio Sereni, e tra l'altro è stato anche ministro dell'agricoltura del ministero, e questo dice, ha scritto un libro che si intitola I napoletani, da mangiafoglie a mangia maccheroni. Cosa significa? Che quando Napoli è una metropoli che nella fine del 600 aveva 350.000 abitanti, cioè era una delle più grosse città d'Europa, ma questa crescita impetuosa, anagrafica,
comporta uno squilibrio alimentare, cioè non quel cibo che prima serviva per aiutare la popolazione, cioè quindi parliamo di carne e verdure, quindi mangiafoglie, non basta più. E che cosa si inventano i napoletani? Si inventano la dieta mediterranea, cioè si inventano la pasta, che è facile, basta un po' di acqua e farina e la si può preparare, quindi un'emergenza alimentare. Ecco, prima dicevamo la dieta mediterranea, vedete, anche questa è una curiosità, non è cioè è nata in Italia nel Mediterraneo, ma siamo debitori a questo medico e a sua moglie Ansel e Margaret Case, che hanno studiato l'alimentazione di 6 paesi e nel 1959 hanno pubblicato questo libro che si intitola Mangiare bene, stare bene, la via mediterranea. Quindi prima che lo ascoltassero davvero sono passati molti anni, come sappiamo, però insomma poi alla fine che cosa è nata? È nata questa, quella che viene definita la piramide alimentare della dieta mediterranea che tutti conosciamo, base, tanta verdura e frutta, poi un po' di carboidrati, latticini, pesce e poi piano piano poca carne e pochissimi dolci. Quindi vedete, Come si può dire che la dieta mediterranea nasce in qualche modo proprio attraverso il cibo di strada e i napoletani che si riescono ad arrangiare per creare nuove, per supplire a un'emergenza alimentare. Adesso possiamo, credo, passare al secondo. Passiamo ad un secondo particolare di pesce, ma un pesce che è arrivato in Italia grazie ad un naufragio tantissimi anni fa. E sto parlando del baccalà, che con questo termine in Italia si intende il merluzzo conservato sotto sale, da non confondere con lo stoccafisso, che invece è il merluzzo essiccato. Quello sotto sale viene per alcuni giorni dissalato sotto acqua corrente e poi cucinato sostanzialmente al nord in umido, in bianco e in pomodoro, al sud fritto in pastella, per esempio è molto famoso come cibo di strada a Roma. Bene, la sua grande diffusione ha delle ragioni religiose, e quelle per ottemperare il digiuno ecclesiastico del venerdì. E infatti fino ad una ventina di anni fa, al venerdì che si mangia, si arrivava a casa e si sentiva il profumo di merluzzo, perché era un cibo magro consentito appunto dalla Chiesa Cattolica per indicazione fin dal Concilio di Trento, ed era il pesce facile da approvvigionarsi proprio perché era sotto sale. E questi approvvigionamenti erano quindi facili nelle zone interne dell'Italia dove era l'unico pesce disponibile. Dicevo che è nato grazie ad una disavventura, o meglio ad un naufragio. La storia si inizia il 25 aprile del 1431 e ha per protagonista un nobiluomo mercante veneziano di nome Piero Querini. Costui era un armatore navigatore che solcava i mari a bordo del suo grande veliero con 3 alberi, perché commerciava in spezie, cotone e soprattutto vino. Il vino che lui stesso produceva nei suoi vigneti di Creta, vino Malvasia. Bene, in quella data iniziò il suo viaggio per portare spezie e vino da Creta fino in Belgio, ma il viaggio fin dall'inizio iniziò ad avere delle disavventure e fu assai sfortunato, perché prima ci fu una avaria al timone, poi nel canale della Manica furono colti da un terribile tempesta che strappò le vele, spezzò gli alberi eccetera, e dopo essere andati un po' in balia delle correnti il comandante Querino decise di abbandonare la nave e dividere l'equipaggio su 2 scialuppe. Una scialuppa purtroppo andò persa, l'altra, dove c'era appunto l'armatore, riuscì a salvarsi e pensate, dopo 8 mesi
riuscirono a toccare terra nel 1432. Quale terra? In Norvegia, un'isoletta sperduta dell'arcipelago delle Lofoten, sconosciuta e coperta di neve. Bene, lì rimasero per 101 giorni e scoprirono che gli isolani norvegesi erano dei pescatori di merluzzo. Di giorno andavano in mare, alla sera lo riportavano a terra e iniziavano subito a decapitarlo e viscerarlo. E poi lo appendevano, questi pesci, in coppia a delle stanghe dove erano poi lasciati essiccare per parecchie settimane. Il Querini capì subito l'importanza, l'utilità e il valore commerciale di quei filetti di merluzzo e appena riuscì a rientrare a Venezia ne parlò. E dato che a Venezia per i commerci erano già molto arditi, iniziarono subito ad acquistarlo e a farne un commercio in tutta l'Italia. Il secondo piatto principale è il pollo all'amarengo, diciamo una ricetta che è nata su un campo di battaglia. Marengo è una cittadina vicino ad Alessandria in Piemonte, dove il 14 giugno del 1800 si svolse una importante battaglia tra i francesi guidati da Napoleone Bonaparte e gli austriaci, con la vittoria dei francesi. Si sa che Napoleone aveva l'abitudine di non toccare mai il cibo il giorno della battaglia, ma quella sera, tutto contento di aver avuto la vittoria sui austriaci, chiamò il suo chef cuoco da campo, François-Claude Gunet, detto Dunant, e gli chiese di preparargli qualcosa di veramente appetitoso. E il nostro cuoco iniziò ad andare nelle cascine delle vicinanze a razziare quello che poteva, e quindi delle uova, dei pomodori, dei gamberi di fiume, un pollo, dell'aglio e del pane che era già un po' secco. E allora, arrivato al campo, iniziò subito a preparare dei crostoni di pane friggendoli in padella, poi aggiunse il pollo tagliato con la sciabola, poi mise a cuocere le uova, le insaporì col pomodoro, l'aglio e poi gli spruzzò sopra un po' di cognac che andò a prendere dalla fiaschetta del generale Napoleone e infine aggiunse i gamberi. Piacque talmente a Napoleone Bonaparte che da quel momento divenne il piatto di tutte le sue battaglie. E il nostro Durand era sempre al suo seguito per poter replicare questa ricetta. Bene, gli storici, però, qualcuno non è convinto del tutto che questa ricetta sia proprio del 1800, che risalga a quella data, perché secondo alcuni questo cuoco prese servizio presso Napoleone 2 anni dopo. Ma poco importa, perché allora in tal caso ne saremmo orgogliosi noi piemontesi, perché la ricetta sarebbe piemontese, che poi è venuta, diciamo così, francesizzata quando, ahimè, noi diventammo una provincia dell'impero napoleonico. Allora, adesso c'è lo spazio per i dessert, perché qui abbiamo dei dessert molto impegnativi. Abbiamo il babà napoletano che non è napoletano, abbiamo una zuppa inglese e poi per tirarci su dolcemente e soprattutto di spirito ne parleremo dopo. Ecco, infatti noi poi abbiamo scritto tanti libri sul cioccolato, sui dolci, non potevamo esimerci da avere almeno 3 dessert, come dicevamo. E partiamo da Napoli di nuovo. Perché vedete, poi nonostante siamo torinesi e albesi delle Langhe, noi comunque amiamo tutta la cucina del meridione del sud. E
no, la parola babà è una parola che viene anche usata un po' per raccontare di una persona. Quando tu dici a qualcuno tu sei un babà, vuol dire che sei una persona piacevole, dolce, no? Perché è un dolce che chiaramente tutti i napoletani orgogliosi dicono è napoletano. Ebbene, noi siamo andati anche a Rai Italia a raccontare la trasmissione della Rai per gli estero questa storia, ma in verità il conduttore, ricordo che era un napoletano, gli ho detto guardate che non è napoletano l'origine, ma è di un francese probabilmente che lavorava per un polacco. Adesso vi raccontiamo un po' cosa è successo. Intanto ovviamente tutti conosciamo il babà, lo facciamo vedere, che tra l'altro ha due versioni, no? Cioè la versione mono porzione piccolina e quella un po' a corona circolare più grande. Ecco, noi parliamo di quella che vedete qua sotto e che in realtà appunto fu per la prima volta realizzata in un castello alsaziano, ma dove c'era un re polacco in esilio, Stanislao Leszczynski, che era il suocero di Luigi XV di Francia. Ebbene, lì operava come cuoco un francese, in questo caso era il giovane pasticcere Nicola Störer. Tra l'altro questo Störer, se andate a Parigi, c'è ancora la pasticceria Störer, che è la più antica pasticceria, perché parliamo del 1700 ovviamente, di fine Settecento, ed è la pasticceria più famosa, più antica di Parigi, insomma. E dopo vedete qui ci sono proprio ancora i babà. Ma allora, qui nasce il dubbio, come viene fuori questo nome? Anche qui, come sempre, le leggende nel cibo ci sono e sugli elementi storici è sempre molto difficile andare fino in fondo. Però noi possiamo dire due possibilità. Dal polacco babka, che è poi vicino al babushka, no? Quindi nonnina, vecchietta, perché quella forma a corona circolare è un po' quella delle gonne ampie delle nonnine. E l'altro invece però è più probabilmente fantasioso, perché si dice che Stanislao era un buon lettore, amava le Mille e una Notte, quando gli portò questo pasticcere il dolce, stava leggendo appunto Ali Baba. A parte le diciamo leggende, però c'è una ragione anche storica, e questa sicuramente è molto nota e precisa, perché come ha fatto dalla Francia ad arrivare a Napoli? Bene. Dovete sapere, nel sud d'Italia e in tutto il regno delle due Sicilie, le famiglie nobili usavano i cuochi francesi perché era segno di distinzione, anche alla corte, anche i Savoia per molti anni addirittura avevano i cuochi, il capo cuoco Savoia francese e i menù solo in francese. Comunque, li chiamavano i Monzu. Tant'è vero, se andate a vedere, Monzu, che è una storpiatura dall'italiano del Monsieur, era appunto questo cuoco francese, e alcuni piatti francesi sono nati proprio nel sud, il gâteau, lo choux, il gratin, eccetera. Queste cose sono tipiche della cucina napoletana. E anche il babà, probabilmente è Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, che era, anche qui siamo in mezzo alle famiglie nobiliari, almeno queste sono fonti precise, la sposa di Ferdinando IV di Napoli, e lei era ovviamente affascinata da tutte le novità che arrivavano da Parigi, dalla moda, eccetera, e quindi probabilmente anche questo piatto che divenne un po' lì il simbolo anche della cucina napoletana. Quindi vedete, come sempre, ecco, questa è una cosa che è importante ricordare. Noi siamo diciamo ovviamente molto orgogliosi delle nostre tradizioni di cucina italiana, ma sempre la cucina è meticciato culturale, sempre c'è un qualcosa che circola. Sappiamo se l'insalata russa è russa o non è russa, no. Sappiamo se il babà è polacco o francese, ma non importa, perché in fondo ci piace e sono piatti molto buoni. E adesso parliamo a un altro piatto che anche questo ha degli riscontri molto difficili, gli storici sono impazziti, la zuppa inglese. Ma è inglese o no? No, è italiana, sicuramente, e se la contendono l'origine tre regioni, la Toscana, l'Emilia Romagna e la Campania. Il primo ricettario che ne parla è il manuale del cuoco e del pasticciere di raffinato gusto moderno di Vincenzo Agnoletti, che è stato il confetturiere, credenziere e liquorista di Maria Luigia di Parma. Questo libro della metà dell'Ottocento è molto importante perché c'è una ricetta che ha questo titolo: Marangoni gelati detti ancora zuppe inglesi. I marangoni sono i savoiardi.
gelati perché imbevuti di liquore vengono raffreddati, e dice che sono detti zuppe inglese perché sono imbevuti di rum, che è il liquore tipico della Marina Britannica. Ora, proprio per avvallare questa tesi, abbiamo la ricetta 675 di zuppa inglese di Pellegrino Artusi, che praticamente la codifica nel suo manuale, perché prepara, si dice appunto di preparare tale dessert con dei savoiardi per metà imbevuti nell'alchermes e per metà nel rosolio. Ecco qui l'alchermes, un liquore particolare rosso creato con la cocciniglia, creato dai frati della farmacia del Santa Maria Novella di Firenze, e quindi ecco che avvalerebbero l'ipotesi toscana, anche perché a Firenze viveva nell'Ottocento una folta comunità anglosassone. Qualcuno invece dice che fu una governante di una famiglia inglese di Fiesole che un pomeriggio, avendo dei biscotti secchi, iniziò ad ammorbidirli, inzupparli di vino dolce, poi ricoprirli di crema pasticcera e budino al cioccolato. Questa è una. L'altra invece, che vuole che il dolce sia nato alla corte degli Estensi nel XVI secolo, a Ferrara, in effetti ha qualcosa che ricorda l'Inghilterra, in quanto pare che questo dolce sia giunto alla corte ferrarese grazie a un diplomatico del ducato che per un po' di tempo era stato in Inghilterra, e lì aveva conosciuto un dolce che lo conquistò in modo particolare, ed era il trifle, di cui già nel 1569 c'è un ricettario che ne parla di questo dolce. Il diplomatico, quando ritornò alla corte degli Estensi a Ferrara, chiese ai cuochi di replicarlo e di descrivendoglielo, e quindi loro cercarono di fare questo dolce in questo modo, però divenne un dolce anche questo, soprattutto da mangiare col cucchiaio. Mentre invece l'origine campana è abbastanza divertente. A Napoli trovano sempre il modo di trovare, di arricchire le storie con anche dei fatti abbastanza divertenti. Siamo nel 1806 e Lady Hamilton, che è la celebre amante dell'ammiraglio Nelson, ad un certo punto è ospite appunto a corte del re Ferdinando I di Borbone. Una sera gli fu servita questo dolce in una zuppiera, perché era uno strano dolce che non stava in piedi. Qualcuno dice perché era stato un maldestro cameriere a farlo cadere, e allora in fretta e furia dal piatto di portata lo trasferirono in una zuppiera, ma comunque la Lady Hamilton ne fu deliziata e divertita e disse: ma che strani questi italiani che mangiano il dolce come le zuppe con la minestra. E adesso parliamo del tiramisù. Beh, penso che lo sappiate tutti che è il dolce italiano più famoso nel mondo ed è il dolce proprio della famiglia italiana. Queste immagini le abbiamo scattate noi. Un tiramisù in Cina, a Guilin, il tiramisù a El Calafate in Patagonia, un tiramisù in un bicchiere a New York, il tiramisù a Melbourne in Australia, e potremmo farvene vedere ancora altri. Sappiate che è talmente famoso che la parola tiramisù è presente in 23 lingue e in Cina è il termine italiano più conosciuto, più di pizza e spaghetti. È il dolce della famiglia italiana, e questo l'ha dimostrato proprio il lockdown, perché dopo 15 giorni che gli italiani erano chiusi in casa, si scoprì che tutti gli scaffali nei supermercati di mascarpone e savoiardi, non per fare la zuppa inglese, dicevo, ma invece per fare il tiramisù, perché gli ingredienti fondamentali sono proprio i savoiardi e il mascarpone.
qualcuno ha sempre ritenuto che fosse un dessert dell'Ottocento per la presenza dei savoiardi, qualcuno lombardo per la presenza del mascarpone, però invece ultimamente, da parecchi anni, si è sempre stato accreditato come un dolce del nord-est veneto, nato alle beccherie. Ma per scoprire esattamente chi l'ha creato e dove, ci volevano i padovani, che, come dato noi siamo di Alba e quindi cani da tartufo, siamo riusciti con questo libro a scoprirlo e a dire la parola definitiva. Il tiramisù è nato nel Friuli Venezia Giulia. Potete immaginare che cosa è successo quando il 15 maggio del 2016 è stato messo, è uscito nelle librerie questo libro. Si è scatenata la guerra del tiramisù, non solo in Italia ma anche all'estero, tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Lo stesso presidente del Consiglio Veneto della Regione, della Giunta regionale, Zaia, ci ha attaccato, ma noi poi gli abbiamo fatto vedere un foglietto che adesso vi faremo vedere, che è inattaccabile. Dicevo, è nato nel Friuli Venezia Giulia e esattamente intorno al 1950, prima in un paesino, Pieris, nella provincia di Gorizia, vicino a Trieste, ed è un dolce diverso da quello che noi conosciamo, di quello che è passato alla storia, nel senso che è sul fondo una mousse al cioccolato fatto di panna e cacao, quindi dei pezzetti di pan di Spagna imbevuti nel marsala, ricoperti abbondantemente da uno strato di zabaione arricchito di panna montata e poi la classica spolverata di cacao. Questo è un dolce preparato da Mario Cosolo, pare prima, addirittura un 15 anni prima, quando era sulla Panfilo Savoia, che era il panfilo personale di Vittorio Emanuele III, di cui lui faceva appunto parte dei cuochi di questo panfilo. Quando si sbarcò, pose questo dolce nella sua trattoria, con cui divenne famoso. Prima lo chiamò Coppa Vetturino, perché così si chiamava il suo locale, e poi invece Tiramisù, perché un buon tempone di Trieste venne una sera e disse: è certo che questo dolce tira proprio su. Però la cosa interessante è che è il primo dolce che ha questo nome, Tiramisù, mentre invece a 80 km di distanza, più tardi, intorno prima al 1954 e poi soprattutto nel 59, è stato all'hotel, al ristorante dell'albergo Roma di Tolmezzo, sempre nel Friuli Venezia Giulia in Carnia, vicino all'Austria, preparato il tiramisù che è passato alla storia. Quindi abbiamo i savoiardi imbevuti nel caffè, un bello strato di crema al mascarpone, tuorli d'uovo e crema al mascarpone, il tutto ricoperto dal cacao. L'artefice è la cuoca Norma Pielli, che lo fa per parecchi anni, fino al 75, quando chiude il suo ristorante. I figli non portano avanti la tradizione di famiglia e quindi purtroppo anche questo tiramisù si perde. Sembrerebbe si perde lì in quella zona, però rimane comunque la prova fondamentale. Eccola qui, con cui il presidente Zaia ha dovuto arrendersi, perché è intestato appunto l'Hotel Roma, è datato 13 dicembre 59. Nei dessert c'è proprio scritto alla voce dessert due tirami staccato su, e quindi c'era già questo dolce, e la dimostrazione che nel 59 c'era già questo dolce. Naturalmente poi dal Friuli è passato al Veneto facilmente, e sicuramente, se non a Loli Linguanotto che vedete o a un suo amico, insomma, è arrivato a Treviso. E a Treviso è iniziato il pasticcere Loli Linguanotto a prepararlo nella trattoria alle beccherie, e di lì fino al 2016 tutti hanno sempre ritenuto che lì sia nato e sia stato creato.
Mi permetterei una curiosità che abbiamo messo nel nostro libro, è divertente. Allora, Luca Parmitano è partito per la sua prima missione spaziale, il nostro astronauta, nel maggio 2013 con la navicella russa Soyuz, e quando gli hanno chiesto che cosa vuoi nel menù, lui ha dato l'indicazione di un primo, un secondo e poi un dessert, ha chiesto, beh, vorrei il tiramisù. Bene, questo è il suo tiramisù nello spazio. Perché è un tiramisù preparato dallo chef torinese Davide Scabin in una busta disidratato. Bastava, come vedete, aprirne un pezzettino e con una cannuccia aggiungere acqua e si idratava e veniva buono. Quando si è sbarcato, appunto è ritornato dalla sua missione, gli hanno chiesto, gli è piaciuto il tiramisù? Moltissimo, però devo essere sincero, me l'hanno mangiato tutti i miei colleghi russi, quasi tutte le mie porzioni. In cambio mi hanno dato il loro dessert, ma non era buono come il mio tiramisù che ho portato. Pare che adesso sia diventato il dolce ufficiale di tutte le missioni italiane nello spazio. Ebbene, con questa piccola storia noi abbiamo chiuso il menù, però come dicevamo ogni buon ristorante ha sempre la piccola pasticceria, no? Che accompagna il caffè, e quindi in questo caso consentiteci di dare un po' di orgoglio alla nostra città, a Torino, attraverso due accenni sulla storia del gianduiotto. E anche qui abbiamo dei riferimenti storici curiosi e interessanti. Il gianduiotto che cos'è? È l'unione fra le nocciole del Piemonte, il cacao e lo zucchero, ed è il primo cioccolatino incartato al mondo. Questo nasce a metà dell'Ottocento per una causa di necessità, cioè mancava il cacao ed era troppo caro. Noi abbiamo trovato questo testo, e anche questa è una leggenda, si dice Napoleone Bonaparte perché nel 1807 ha fatto il blocco napoleonico, cioè è quello che è il blocco continentale, cioè praticamente le merci che arrivavano dall'America non arrivavano più in Europa, e quindi il cacao non si trovava o era molto caro. Allora cosa hanno fatto i cioccolatieri torinesi, che già erano noti in tutta Europa? Hanno messo le nocciole, che hanno le stesse caratteristiche del cacao, al posto, insieme al cacao. Questo testo che abbiamo trovato del 1813, quindi proprio in quegli anni lì, racconta che effettivamente bisognava aggiungere l'occidental nocciola perché il cacao era veramente smungeva le borse europee e quindi era troppo caro. Quindi in questo caso è sicuramente dimostrato. Vedete che nella foto c'è un gianduiotto un po' irregolare, perché il gianduiotto originariamente nasce in due modi: o fatto a tagliato con le coltelle dalle abili cioccolatiere, oppure comunque estruso. Che cosa significa? Cioè, vedete la macchina, adesso si fa a macchina, oppure come fosse una sac à poche, no? Viene depositato sul tappetino, e quindi è una forma tipica di cappello rovesciato che vedete, e quindi con quella carta dorata. 1865 67 c'è il battesimo, anche qui è sicuramente, perché è costruito anche sulla base dei giornali dell'epoca, quel signore con la faccia rubiconda, che chi è? Gianduia, cioè la maschera del carnevale torinese. Sapete che gli italiani hanno questa tradizione della commedia dell'arte, Arlecchino, Pulcinella, e noi a Torino abbiamo Gianduia. Bene, Gianduia battezza gianduiotto. Un piccolo ancora particolare, cioè il modo di fare il cioccolato gianduia è uno dei quattro modi che il WTO, quindi comunque il World Trade Organization, e la FAO con il Codex Alimentarius ha riconosciuto all'Italia come possibile, oltre al fondente, il latte e il bianco. Quindi quattro tipi riconosciuti, andate a vedere il Codex Alimentarius, lo riconosce ufficialmente nel 2001. Io ho fatto per un libro che abbiamo scritto una intervista ai membri della Confindustria che si sono recati dell'Associazione Dolciaria a Ginevra, e sapete, i delegati che venivano dai paesi africani che producono il cacao non volevano consentire questo cambiamento, perché diminuisce un po' la percentuale di cacao, e pensavano che fosse la solita truffa un po' all'italiana. Poi quando qualcuno ha portato
uno scatola di cioccolatini gianduiotti e gli ha fatti assaggiare, ci sono ricreduti perché era buono e in questo modo sicuramente, ecco, è stato approvata anche questa cosa. Un'altra piccola aneddoto è che quando si doveva certificare la possibilità che Torino diventasse ospitasse le Olimpiadi nel 2006, gli invernali, la signora Christine Lenz ci ha raccontato che andò a Ginevra da Savarance per convincerlo che Torino aveva tutte le carte in regola, e l'avvocato Agnelli le disse: beh, portati una scatola di gianduiotti che sicuramente farà bene anche alla diplomazia. E comunque vedete che in fondo la tavola, la diplomazia, i dolci sono sempre in qualche modo dei forieri di diplomazia. Stiamo veramente concludendo e vedo che l'ambasciatore, la ringraziamo, eccellenza, ci ha seguito. Ha visto che quanti diplomati, ambasciatori in qualche modo hanno partecipato alla nascita di questi piatti. Lascio la parola a Clara per i ringraziamenti e la chiusura. Beh, infine il nostro pensiero va a tutti i ristoratori italiani che sono i veri ambasciatori della cucina italiana nel mondo e che ora purtroppo per la pandemia stanno attraversando un momento particolarmente difficile. E vorrei chiudere con una frase, dedicare a loro una frase del grande maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi, scomparso nel 2017, che vedete qua con noi quando venne a inaugurare la parte della mostra Fare gli italiani dedicata al cibo che noi curammo, e lui venne a inaugurare questa parte della mostra per i 150 anni dell'Unità d'Italia. E Gualtiero Marchesi ha scritto: il cuoco è il principale interprete della civiltà della tavola, è quello che aggiunge cultura alla cucina, perché la cucina è scienza, ma sta al cuoco farla diventare arte. Infine vi voglio ringraziare tutti per l'attenzione che ci avete dedicato, voglio ringraziare in modo particolare anche i nostri traduttori, Tatiana Lutero e Paolo Grusovin, che si sono adoperati a tradurre, e ci scusiamo se siamo andati un po' troppo veloci. E alla fine vi vogliamo far vedere la nostra immagine con tutti i libri che abbiamo fatto, come abbiamo detto ne abbiamo scritti più di 20, tutti legati alla cucina italiana o a un prodotto in particolare, perché in realtà noi condividiamo quello che è scritto Joseph Conrad nel 1922, che lo scopo di un libro di cucina è unico e inequivocabile, cioè è quello di accrescere la felicità del genere umano. Speriamo di avervi concesso qualche momento di felicità. Certamente, grazie, io vi ringrazio ancora una volta. Qui a Mosca ora sono le 7 e quindi ovviamente tutta questa vostra interessantissima conferenza credo che ha stimolato il mio appetito, ma credo che tutti gli ascoltatori stasera si siederanno a tavola più allegri, più contenti, sognando i piatti che voi avete descritto così bene e anche con le loro radici storiche. Quindi grazie a nome di tutti per questa bellissima carrellata sulla storia della cucina italiana. Grazie. E buona continuazione per la settimana della cucina italiana. Grazie. Arrivederci. Da Svidania. Da Svidania, grazie.